Mister, buongiorno, è finalmente arrivata la vittoria. E nel vestuto marasco abbiamo vinto contro la Procalcio 3-1. Beh sì, era un risultato che noi meritavamo, soprattutto per l'impegno che stanno mettendo i ragazzi in questa settimana. Dal mio arrivo, questa è la quarta settimana, i ragazzi stanno dando l'anima in settimana, quindi a prescindere dal risultato di classifica che ci serviva ovviamente come l'ossigeno, però quello che ho detto ai ragazzi era questo, che meritavano la vittoria soprattutto per quello che stanno dando, quindi è un merito a loro e soprattutto è un ripagare un attimino gli sforzi che stanno facendo in settimana, sotto tante difficoltà, quindi era giusto che i ragazzi avessero questa gioia. Una vittoria che porta classifica e morale, quindi? Assolutamente sì, perché poi vincere ti porta a lavorare bene in settimana e noi dobbiamo fare della settimana il nostro, diciamo così, il nostro fulcro, perché dobbiamo lavorare. Quando lavori con serenità tutto viene un po' più semplice, quindi speriamo che i ragazzi così da questa vittoria riescano così a lanciarsi verso quello che meritano. Grazie, in bocca al lupo. Siamo con Luigi Castaldo, complimenti. Oggi grande vittoria della Monte Calcio contro la Fro Calcio, 3-1. Il secondo gol è stato tuo. Sì, era una partita comunque difficile, uno scontro diretto adesso e ci tenevamo a vincere questa partita. Alla fine, tutto sommato, abbiamo meritato questa vittoria e al di là del gol mio, l'importante era riuscire ad ottenere questi tre punti che ci dà sicuramente morale. Bel gol, comunque complimenti, un bel gol di tacco. Sì, è voluto o è capitato? Perché no, gliel'ho chiamata prima a Ruggero Emanuele perché c'era spazio sul primo palo e per fortuna andata bene. Complimenti, in bocca al lupo. Grazie. Si sente,